funziona un cazzo. Penso che Mosca veramente si è fatto tutto, capito? E benvenuti a questo speciale di Calabria Sud, uno speciale che non avremmo mai voluto fare perché stamattina è rimbalzata, non ci credevamo inizialmente, ma si è poi diffusa a livello regionale e nazionale la notizia della morte del presidente della regione Calabria, Jole Santelli. Una donna guerriero, da più parti è stato detto, e anche noi vogliamo iniziare proprio definendolo in questo modo, una leonessa della politica, una leonessa della vita, e una combattente. Noi siamo collegati anche da Cosenza, appena possibile, anche perché so che c'è Fabio Di Polito già con una persona, una carissima amica della Presidente, eccolo, vedo il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, carissima amica di Jole Santelli, collega anche, perché ricordiamolo, Jole Santelli è stata anche vice sindaco al comune di Cosenza. Una giornata che si è aperta con la tristezza del cuore, vero Fabio? Mary, noi siamo qui, come vedete, insieme a me c'è Rosaria Succurro, neo sindaco di San Giovanni in Fiore. Non più tardi, insomma, di qualche giorno fa, ci sono stati festeggiamenti per la vittoria di Rosaria, quale naturalmente anche io ora era sceso in campo, Rosaria, se non mi sbaglio. Delle immagini belle che mi lasciano anche questo ricordo bellissimo di Iole, una Iole perché per me Iole è una cara amica, donna determinata, donna forte, donna coraggiosa, ma soprattutto una donna solare, allegra, che aveva voglia di stare in mezzo alla gente, che aveva voglia di stare sempre in mezzo ai giovani, che aveva un'attenzione per le donne e ovviamente un amore appassionato per la politica. Dicevi bene, Rosaria, praticamente tu l'hai avuta qui anche come vice sindaco e so che la tua esperienza amministrativa con lei ha avuto grandi successi nella città di Cosenza, avete realizzato tantissime cose, no? Quindi con Iole adesso sicuramente con l'impegno suo e la sua faccia, ha messo la faccia in prima persona lì a San Giovanni, se non mi sbaglio. Sì, lei ha voluto affiancarmi nella mia competizione elettorale a San Giovanni in Fiore, ma lo ha fatto veramente con la stessa determinazione con cui le porta avanti le sue cose. Si tiene molto al territorio calabrese, teneva molto la Sila, a San Giovanni, e attraverso me voleva veramente lanciare un messaggio di positività, di voglia di cambiamento, di affiancare i giovani in quello che era un reale cambiamento anche di visione della politica. Mi piace ricordarla ecco così, veramente con quello stesso entusiasmo con cui lei portava avanti ogni suo progetto, ogni sua idea, facendo sempre squadra, dialogando con tutti. Siete balzate alla cronaca con questo fatto della tarantella, la cosa, voglio dire, però ecco, io in questi 7-8 mesi, insomma, la Calabria l'aveva portata già a livelli nazionali, i riflettori si erano accesi sulla Calabria, quindi ha detto io metterò le microspie nella mia stanza, insomma, aveva detto anche questo. Iole è sempre stata
un amante della politica, che la porta avanti sempre con serietà, con correttezza, con lealtà e anche con trasparenza. Ho iniziato a lavorare 9 mesi fa, ponendola fin da subito alla ribalta nazionale per le positività che questo territorio ha e avrebbe continuato a farlo. Ora sta a noi continuare il suo percorso. Mary, se hai delle domande da studio, poi Rosaria ti ascolta. Sì, Fabio, oltre che puoi avvicinare il microfono al sindaco Sucurro, a parte che il presidente Santelli era fino a ieri è stata in cittadella, quindi i suoi impegni politici, l'ha incontrata qualche giorno fa, proprio in occasione della sua vittoria. Ha notato, perché qualcuno diceva magari era un po' impensierita, lo stato della malattia, come l'ha notata? L'ha vista grintosa come al solito? Io l'ho sempre stata allegra, volenterosa, con tanta voglia di fare. Non solo ci siamo viste la sera della mia elezione, abbiamo festeggiato insieme con tanta allegria, ci siamo rivisti qualche giorno dopo a Camigliatello, insieme eravamo all'arrivo del Giro d'Italia, quindi anche lì veramente ecco una donna presente, una donna delle istituzioni sì, ma nello stesso tempo con la voglia di affiancare percorsi importanti intrapresi nella sua carriera politica. Nulla che lasciasse presagire quello che ahimè questa mattina è successo. Non so se riuscite a sentirci, io sto cercando. Grazie al sindaco Rosaria Sucurro, una donna, quella io l'ho incontrata, cioè ci incontravamo e ci sentivamo molto spesso anche telefonicamente. Io ricordo che quando è venuta a Locri in occasione della sua candidatura, io gli ho detto: Iole, perché tutte ste cattiverie su di te? Già allora, appena candidata, subito cattiverie. Lei mi fa il gesto con le braccia, con la mano, dice: mi scivola tutto. Di fatto, tutti quelli che oggi chiudono i profili Facebook a nero al lutto, quelle testate che l'hanno martoriata e massacrata, oggi la osannano. Non è giusto, perché di fronte alla morte non c'è praticamente né colore politico né l'altro, no? Battaglie giornalistiche o altro, però ci vuole coerenza nella vita. Fortunatamente lei era una che reagiva anche alle cattiverie col sorriso e, come diceva lei, mi scivola un po' tutto, quindi questo lo volevo dire anche ad inizio trasmissione. Iole era veramente una donna straordinaria. Grazie al sindaco Fabio. Appena hai qualche altro collegamento, buon lavoro innanzitutto. Innanzitutto, che aria, Fabio? Tanta gente. Ecco, intanto ecco, ritorniamo poi. Intanto Fabio si sta poi. No, vi faccio vedere, c'è tanta gente qui sul via Piave. Ecco, grazie Rosaria, ringraziamo Rosaria sul culo. Ecco. Vi faccio vedere un po' di, c'è tantissima gente, sì. Un attimino se riesco, vediamo, eccolo qua, questo è casa sua, immagino che giungono in diretta in questo momento, da via Piave, da Cosenza, stanno arrivando tante truppe televisive, ci sono un sacco di colleghi qui che sono in attesa naturalmente, di, eccolo Enzo Paolini, l'ex sindaco. L'ex candidato sindaco di Cosenza, c'è tanta gente insomma che sta arrivando qui man mano. Questo è il suo appartamento lì in alto, vedete, alla Mansardina, queste 5 finestre che vedete su alla via Piave 72, ci sono le forze dell'ordine, come potete ben vedere, e man mano la spicciolata arrivano tantissimi amici, più che altro anche tantissimi politici. Noi siamo qui comunque. Mary, se in caso più tardi mi richiami, io mi fermo qui un po', c'è tantissima gente. Voglio salutare anche il consigliere di Cosenza Marco Ambrogio. Marco, siamo in diretta su Telemia, pensiamo anche per te, perché hai avuto anche in consiglio comunale, diciamo tu da avversario politico, ti do l'auricolare, eccolo qua. Marco, cosa vogliamo dire? Non ci sono parole. Abbiamo un'amica, diciamo per questo. In questo momento è difficile pure parlare, dire qualcosa in merito anche a questa tragedia. Come ha detto anche Mary da studio, una notizia insomma che non avevamo nessuno in mente, anche se c'era questa situazione sua della non stava bene, così è stato un fulmine, ci saremo insomma.
molto triste. Ho detto anche a Rosaria poco fa questa grande festa, che questa grande partecipazione che aveva avuto a San Giovanni in Fiore, no? Lei in prima persona, ma poi ci metteva la faccia un po' su tutto. È una sfida che ho sentito sulla, dall'inizio, dal primo giorno. Lì a questo piano, forse l'abbiamo messa senza dire parole. Grazie. Marco Ambrogio, consigliere comunale della città di Cosenza, lo saluto. Come dicevo, ecco, Mary, queste sono le immagini che giungono in diretta da via Piave, Cosenza, ma da qui a poco secondo me arriverà tantissima gente. Ecco, c'è, sono delle transenne, c'è gente che praticamente sono in arrivo qui, amici, parenti, insomma. Un po' di tanta gente qui in fila, vedete. Allora, se Mary, voi ti restituisco la linea, so, avete qualche servizio da mandare per quanto riguarda la Iole, e poi riprendo la linea da Cosenza di nuovo. Siamo in via Piave, come ho detto, ci sono tanti colleghi che alla spicciolata arrivano, vedete, un sacco di tutti televisivi, quindi per dare testimonianza ancora una volta a Iole Santelli, come avete scritto voi, ciao Presidente, insomma, è una notizia che non ci voleva questa stamattina, con fulmine a ciel sereno. Allora, se voi ti restituisco la linea, Mary, poi la richiamate più tardi, io tanto mi fermo qui. Grazie, grazie Fabio, pregherei anche la regia di praticamente migliorare anche il mio audio in studio. Intanto cosa possiamo dire? Che come già accennato, quindi Fabio è in diretta, in questo caso dalla via Piave a Cosenza, l'abitazione del presidente Iole Santelli, che stamane, ricordiamo, il suo corpo senza vita è stato trovato da un suo collaboratore. La prima ad essere intervenuta, quando, per dare qualche notizia di cronaca, è stata la sorella, che abita anche lei nel palazzo. E per dare qualche notizia, a parte di quello che succederà politicamente oggi pomeriggio, ricordiamoci, sarà il ministro degli affari regionali Boccia a Catanzaro per incontrare il vicepresidente della giunta Nino Spirlì, che sostituirà in questa, per l'ordinaria amministrazione, assieme alla giunta, il presidente Santelli. L'iter di queste giornate sarà domani innanzitutto, domani pomeriggio alle 16.30, i funerali si svolgeranno nella chiesa di San Nicola a Cosenza, e poi il giorno dopo verrà poi portato il feretro, perché anche alla cittadella regionale, dove si notizia quasi certa, anzi si chiedeva uno slittamento anche a sabato, perché il presidente il cavaliere Berlusconi, legato a una forte amicizia, parte da una militanza di partito del presidente Santelli, vuole partecipare proprio alla cerimonia praticamente di commemorazione alla cittadella del presidente Iole Santelli. Ed è stato, e vorrei leggere proprio il suo commento, quello del presidente Silvio Berlusconi, che, al quale era molto legato al presidente Santelli. Scrive: con profonda costernazione apprendo la tragica notizia della prematura scomparsa di Iole Santelli. Nessuna parola è adeguata ad esprimere il mio dolore e quello di tutti noi di Forza Italia. Iole lascia un vuoto incolmabile alle nostre anime. Era un'amica sincera, intelligente, leale, era una donna appassionata, una combattente tenace, mi è stata vicina nei momenti più difficili, non aveva paura di nulla, neppure della malattia e della sofferenza. Come pochi altri, e proseguito Berlusconi dal suo profilo Facebook, aveva saputo mettere nell'impegno politico generosità, intelligenza, cultura. Aveva affrontato senza esitare sfide difficili in Parlamento, al governo e in Forza Italia, fino all'ultima bella battaglia che l'aveva portata alla presidenza della Regione Calabria. Battaglia che, ricordiamo, la presidente Iole Santelli accetta. Ecco ancora le immagini da Cosenza, che vedono le tante persone di
di Cosenza e non solo, giungere a dare l'ultimo saluto al presidente Santelli. Stavo dicendo, è stato appunto il stesso presidente Berlusconi che con una telefonata aveva chiesto a Iole Santelli. Iole Santelli era ancora parlamentare nel momento in cui è stata candidata alla presidenza della Regione Calabria, parlamentare dal 2001, poi tra poco manteremo anche un nostro servizio andato in onda nel TG che ricorda proprio il vissuto del presidente Santelli. È stato, come dicevo, Silvio Berlusconi a volerla. Subito dopo lei chiama tra le telefonate, questa è stata più volte riportata anche in campagna elettorale, perché il presidente Santelli aveva come uno dei suoi tanti obiettivi, oltre appunto rilanciare l'immagine della nostra regione, e anche per questo in molte battaglie è stata anche criticata, l'obiettivo era quello anche di rilanciare la sanità. Lei da tantissimi anni era appunto ammalata di cancro e aveva fatto, come ha detto lei più volte in campagna elettorale, una telefonata al suo medico per dire se poteva reggere questa campagna elettorale. E il medico gli risponde: tu non solo la reggi, ma la devi vincere questa battaglia. La battaglia in campagna elettorale l'ha vinta, diventa presidente della Regione Calabria, non vince quella più dura, quella della vita, anche se fino all'ultimo momento, come ha ricordato anche il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha vissuto col sorriso e con la voglia di vivere. Battagliera, un presidente sui generis, battagliera sia diciamo in politica, ma su Facebook rispondeva, ecco la particolarità, questo è quello che ricordo spesso, sorridendo anche a volte, su Facebook commentava le tante critiche che da sempre hanno accompagnato questi pochi mesi di presidenza. Intanto, ecco, pregherei la regia di mandare, se possibile, e volevo farle in apertura, ma ho visto sul monitor di servizio il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, e voleva appunto il suo commento, il suo saluto, l'ultimo saluto al presidente Santelli. Volevo iniziare proprio con quello che è il saluto della politica nazionale, quella politica Camera e Senato che il presidente Santelli ha frequentato dal 2001 al 2020. Prego, regia. Pronto? Sì, no. Signori senatori, desidero ricordare una grande donna che oggi ci ha prematuramente lasciato, Iole Santelli. Iole Santelli è stata per tutti noi una grande testimonianza di coraggio e di servizio alla comunità. Avvocato, politico di lungo corso, appassionata, competente, visionaria. È stata eletta alla Camera per quasi 20 anni, portando avanti le idee di un progetto liberale, moderato, cattolico, che l'ha sempre contraddistinta. L'impegno politico, l'amore per la sua terra, sono stati i suoi compagni di viaggio, anche nell'esperienza di prima donna presidente della Calabria. Un'esperienza che ha saputo onorare, continuando a lottare anche durante la malattia, per ciò in cui credeva, con quella forza straordinaria, con quella determinazione e passione civile che solo le grandi donne sanno esprimere. Io penso che dovremmo tutti trarre esempio dal suo coraggio, così come dovremmo impegnarci a fare sì che il progetto di rinnovamento che Iole Santelli aveva iniziato per la Calabria possa proseguire. Desidero esprimere a nome di tutta l'Assemblea la più sentita vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità calabrese.
che perde una grande guida e un solido punto di riferimento verso quel cammino di crescita che da tempo attende. Invito i colleghi ad osservare un minuto di silenzio. Colleghi, purtroppo è notizia di poco fa della scomparsa della Presidente della Regione Calabria Iole Santelli, che da tempo lottava contro una terribile malattia. La settimana prossima faremo qui in aula la commemorazione, siccome questa notizia è arrivata proprio, come ho detto, pochi minuti fa. Osserviamo un minuto di silenzio e poi la settimana prossima faremo una commemorazione, anche perché in questo momento sappiamo che siamo tutti molto scossi. Quindi la vicinanza di questa assemblea alla famiglia di Iole Santelli. Osserviamo un minuto di silenzio. E questo era l'omaggio del Senato e della Camera, ma mi dicono che c'è Fabio D'Ippolito ancora da Cosenza e vedo sullo sfondo, ecco, del mio monitor di servizio ancora tantissima gente che ininterrottamente da questa mattina visita il feretro della Santelli. Fabio. Sì, queste sono le immagini di giungono da Cosenza in diretta in questo momento, c'è tanta gente così in fila per l'ultimo saluto naturalmente alla Presidente Santelli. Bella, ciao Presidente, avete scritto sicuramente, così parlavamo con i colleghi a microfoni spenti, dovrebbe arrivare forse anche Oliverio, da quello che ho sentito. Siamo qui in attesa di tanti altri, diciamo, politici che si sono già visti pochi minuti fa, sono scappati, sono andati via, molti non vogliono parlare, Mary lo sai, perché naturalmente non preferiscono non dire niente, però la cosa, diciamo, tra virgolette bella è questo omaggio di tanti cittadini, vedi, sono qui in attesa di salire, perché sai, per il DPCM c'è la forza dell'ordine, fanno salire due persone alla volta, quindi la coda, insomma, continua, vedete, fino a giù, e quindi sono tutti in attesa per salutare Iole Santelli. Insomma, come hai detto all'inizio di trasmissione, una bomba, diciamo, a ciel sereno stamattina, però ripeto, qua bisogna, come dicono tutti, bisogna andare avanti. Sicuramente è un grande dispiacere per tutti, ma sicuramente oggi non si parla di tanto e di niente. Però volevo salutare Isabella Roccamo, che è vicino a me, la faccio vedere. Isabella, ciao. La collega di TEN, che è in diretta anche, forse ti stanno chiamando anche a te. Va bene, allora buon lavoro anche a te. Quindi c'è Isabella in diretta, c'è anche Salvatore, una battuta, Salvatore Bruno di Salvatore
naturalmente tu sei stato l'ultimo a fare l'intervista a Iole, vero? Io sono stato l'ultimo ad avere il privilegio di intervistarla lo scorso 5 ottobre per la CNews 24, sempre anni in Piove, abbiamo commentato insieme, oltre al risultato della elezione del sindaco sul culo, anche quello delle altre amministrative della Calabria, Reggio, Castrovilla in particolare, credo. Cosa ti ricordi un aneddoto che mi vuoi raccontare di Iole? Perché so che tu ogni giorno sei sul campo, insomma, con le tue interviste, ma cosa ti ricordi? Una cosa bella di Iole? Ma c'è una cosa più spesso, ovviamente, per questioni di lavoro. Lei è stata eletta la prima volta nel 2001, io nel 2001 già ero sul campo da 7 anni. Sì. Era giovanissima, molto ambiziosa. Sono spesso che poi non c'era, diciamo, un rapporto, un altro tipo di legame se non quello relativo all'attività giornalistica, certo, in alcuni appuntamenti. Certo, era una donna molto rispettata dai vertici nazionali di tutti i partiti, non solo da Forza Italia. La testimonianza credo che sia anche il cordoglio espresso dal Parlamento e la probabile, la più che probabile presenza del Presidente del Consiglio alla cerimonia preannunciata per sabato mattina. Domani i funerali, se non mi sbaglio, sono alla chiesa di San Nicola, dove la salma sarà esposta per il saluto alle 10:30 e poi alle 16:30 le esequie, poi la salma sarà trasportata dopo il funerale a Catanzaro, dove sarà accolta tutti i consiglieri regionali. Poi il giorno dopo questa altra cerimonia, prima della cremazione e dell'eterno riposo nella cappella di famiglia a Marito, la cittadina del saluto di cui cercherò di Salvatore, buon lavoro anche a te. Grazie. Come vedete ci sono tanti colleghi qua in giro. Fabio, scusa Fabio, no, visto che ero col collega, da collega a collega volevo anche un commento, perché leggo anche sui vari profili di altri giornalisti che parlano appunto che è stata spesso oggetto di critiche e cattiverie, quindi al di là poi della critica politica che noi facciamo, sì, noi giornalisti dobbiamo fare, molte sono state le cattiverie personali che sono state fatte in questi pochi mesi di legislatura a Iole Santelli, e io vorrei girarla proprio al collega di un'altra testata, no? È andato via adesso perché sono in postazione, questi si sono messi tutti in moto, quindi peccato, avrei voluto sentire il suo commento, però ripeto, c'è grande attesa, forse perché dovrebbe arrivare anche Oliverio, mi ha detto pochi minuti fa Bruno, come anche altri politici, altri amici. Io sono qui in attesa, naturalmente appena arriverà qualcuno ti chiedo la linea. Questa, come dicevo, sono le immagini che giungono in questo momento in diretta da Cosenza, a casa sua in via Piave, dove è cresciuta. Poi sapete bene tutto il trascorso suo, diciamo, politico, vissuto a Roma, insomma, però qua tornava spesso, anche perché sono le due sorelle, l'altra sorella che è a Roma, e Roberta che è qua, insomma, vive qui a Cosenza, l'ultimo piano che è lo su in alto, vedete. Sono questi cinque balconi che vedete in alto, lì vive la famiglia Santelli. Allora, dicevo, sì, è vero, le polemiche, neri, però, capito, alla fine poi in questo momento lascio il tempo che trova, tutto polemiche e quant'altro, si è sentito anche su Spirlì, sul vicepresidente, tutte queste polemiche, queste chiacchiere o meno, però alla fine rimangono i fatti, ed è quello che Iole, diciamo, in questi 8 mesi avevi iniziato veramente un percorso importante, come più volte ribadito, è un percorso dove era considerata già a livello nazionale, insomma, la tenevano in conto. Io ho avuto modo di inseguire i media nazionali, insomma, questa Calabria veniva chiamata sempre in causa, e questo io ho dato atto. Poi ripeto, non ci sono parole oggi, secondo me, che dobbiamo dire di chi l'ha criticata, anche l'ultima critica su questa scelta dei giornalisti, parlando di giornalisti, io dico che chi va lì sceglie chi meglio crede, del resto sia la destra, la sinistra, il centro, l'alto, il basso, hanno sempre scelto gli amici e le persone che hanno ritenuto opportuno, quindi anche lei avrà fatto così. I stessi colleghi però che chiudono oggi le loro pagine in segno di lutto, che però hanno fatto proprio la guerra a una decisionista come Iole Santelli, o che oggi la osannano sulle testate online. Questo è quello che dispiace, ma fortunatamente, come diceva
lei tutto le scivolava. Questo è così, è vero, ma poi scivola tutto, perché noi in Calabria siamo bravi a sputare sempre nel piatto dove mangiamo, no? Quindi quando uno fa bene, e noi dobbiamo sempre criticare, noi abbiamo fior di professionisti in Calabria che vanno fuori e sono apprezzati, ma in Calabria non lo apprezza nessuno, quindi questo è il nocciolo della situazione. Noi ci auguriamo che anche questa Calabria migliori sotto questo punto di vista, Mary. Lo spero, so che dovrà arrivare anche il sindaco Mario Chiuto assieme al fratello Roberto. Appena arrivano, sì, io ti chiedo la linea perché appena arriva qualcuno, molti non vogliono parlare, capito Mary, perché vengono, fanno il saluto e vanno via. In questo momento così è difficile fermare uno, chiedergli, capito, non è facile, però noi ci siamo, appena... Naturalmente tu continui con la trasmissione, appena ti darò la linea, Fabio. Mi richiami, grazie. Grazie Fabio. E a proposito del Senato, e poi intanto inviterei tra poco la regia di contattarmi Domenico Vestito, ex sindaco, già sindaco di Marina di Gioiosa Ioni, che è legato da amicizia a Iole Santelli. Leggo appunto la nota di Gasparri, visto parlavamo del senatore Maurizio Gasparri, visto che parlavamo appunto del saluto e minuto di silenzio al Senato di stamattina. Non riesco, dice Gasparri, ancora ad accettare una notizia così dolorosa. Per me Iole Santelli è stata, prima ancora che una militante con la quale ho condiviso tante pagine, una sorella, un'amica sincera e leale. Ero con lei quando si batteva sulla costa tirrenica della provincia di Cosenza per conquistare l'elezione di un collegio uninominale. Stavo passeggiando con lei quel giorno in cui fu nominata nel 2008 sottosegretario alla giustizia. L'ultimo abbraccio, e poi questa, ecco, vorrei intanto la regia, se me lo prepara, anche se riesce, stiamo tutto facendo in live, in diretta, ma vorrei, se fosse possibile, che me lo cercasse negli archivi. E ho seguito anche l'ultima sua impresa in Calabria, per la Calabria, ero con lei la sera in cui fu eletta presidente della regione. Ecco, questo è il pezzo che vorrei, andando a ricercarlo in archivio. L'ultimo abbraccio con lei c'è stato il 17 settembre scorso, quando ci siamo incontrati in Puglia, ricordiamo, per le varie campagne regionali ed amministrative. E a proposito delle litere che avevo già accennato prima, do qualche dettaglio ancora più preciso. Sarà sabato la salma a Germaneto, quindi in cittadella, dalle ore 9 alle ore 15, dove sarà allestita una camera ardente per consentire appunto quanti vorranno di rendere omaggio al presidente Santelli. Poi alle 15, al termine della camera ardente, il presidente della CECHE, arcivescovo di Catanzaro Squillace, Monsignor Vincenzo Bertolone, benedirà la salma del Presidente della Regione. E sono già annunciate sia la presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha lasciato anche un messaggio sul proprio appunto di cordoglio per quanto riguarda il Presidente Santelli, e il Cavaliere Silvio Berlusconi, legato a lei da una profonda amicizia, ha detto, queste parole sono belle perché poi sono vere, no? Silvio Berlusconi ha detto: mi è stata vicina nei momenti felici, quindi, ma soprattutto in quelli difficili, perché una particolarità anche del presidente Santelli era le amicizie, comunque la stima andava al di là del momento sì o no politico. Lei è stata una fedelissima di Silvio Berlusconi fin dal 94, ricordo ospite in qualche tribuna durante le tantissime campagne elettorali che ho seguito, che anche nei momenti bui, che ricorderemo tutti, di Silvio Berlusconi, lei lo ha sempre appoggiato e ha continuato a militare fedelmente in Forza Italia. E la stessa cosa vorrei dire ad esempio per quello che è successo a Giuseppe Scopelliti. È stata una delle poche che ha continuato con forza, anche nei momenti no, ad sostenere appunto come amico, ecco, ad essergli vicina come amico. Appena se è pronta la telefonata con Domenico Vestito, me la potete mandare in onda, altrimenti vado con un altro dei tantissimi lanza e tempestata dei messaggi di cordoglio per il presidente Santelli, e vorrei leggere quello di
Wanda Ferro. Wanda Ferro, la ricordiamo tutti, oggi Fratelli d'Italia, che scrive: il suo amore per la Calabria sembrava essere più forte di ogni cosa. La sua volontà determinata di cambiare questa terra, di renderla protagonista, le ha consentito di sfidare la malattia, la sofferenza, la stanchezza. Wanda Ferro ha in un percorso, poi ricordiamo, Wanda Ferro è stata durante si è scontrata con Mario Olivero, là in quella campagna elettorale vinse allora Mario Olivero, ed è stata una campagna elettorale brevissima, una campagna elettorale intensa che l'ha vista affiancata appunto in tutta la campagna elettorale da Iole Santelli, al quale appunto era particolarmente legata anche da una stretta amicizia. Abbiamo, dice, ecco qua mi riallaccio a quello che ho appena detto, il commento: abbiamo condiviso gioie e difficoltà e ho sempre ammirato la sua forza d'animo, la sua voglia di vivere, il suo essere autentica, libera, incurante dei giudizi e delle apparenze. Una donna che, nonostante tutto, ha voluto offrire tutta se stessa, ogni sua energia alla rinascita di questa nostra terra. E condivido pienamente le parole di Wanda Ferro. Io ringrazio per essere con me collegato Domenico Vestito. Domenico Vestito, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. E questo secondo me è il momento della telefonata, è arrivato opportuno, perché proprio con te io vorrei allacciare, oltre che un tuo ricordo del presidente Santelli, questo aspetto di Iole Santelli, che era appunto, lei non abbandonava le persone nel momento del bisogno, anzi era una delle poche che si schierava con chi attraversava un momento, no, l'ho detto prima per quanto riguarda Silvio Berlusconi, per l'ex presidente allora Giuseppe Scopelliti, ed è stata una tua sostenitrice quando c'è stato a Marina di Gioiosa lo scioglimento del comune, portando in Parlamento proprio la tua battaglia, vero Domenico? Guarda, è una fatica immensa parlare in questo momento, sono ancora incredulo, vorrei che qualcuno mi dicesse che è una fake news. Uno scherzo macabro. Ed è così, è esattamente come hai detto tu. Io Iole Santelli non la conoscevo prima di qualche anno fa. Mi ha chiamato dopo lo scioglimento e i rapporti si sono fatti ancora più intensi dopo la decisione del Consiglio di Stato di ribaltare la decisione del TAR che ci dava ragione. E ricordo che quella prima telefonata, poche ore dopo la decisione di Frattini, io la chiamai onorevole, mi dica, e lui mi disse: ma quale onorevole, chiamami Iole e vienimi a trovare. E da lì è nata un rapporto politico, ma di amicizia, mi ha e ci ha trattato come una sorella. È stata l'unica, insieme ai parlamentari calabresi, all'onorevole Cagnistari e ad altri, a portare la nostra vicenda in Parlamento, a metterci la faccia. Altri se la sono cavata con una pacca sulle spalle o con un messaggino riservato. Iole Santelli ha messo taglia, Iole Santelli ha difeso l'amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Ionica, e lo ha fatto non in privato, non con un comunicato stampa, ma nella massima assemblea legislativa nazionale. Poi da lì è nato un rapporto di stima, di amicizia. Preciso solo una cosa, che non eravate, vabbè, ti conoscono tutti, ma nemmeno dalla stessa parte politica, quindi indipendentemente. Io non sono iscritto a Forza Italia, sono di quella parte politica, cioè voto e sono stato in Alleanza Nazionale, ma non sono mai stato un militante o un iscritto di Forza Italia. Ma lei non ha guardato a questo, cioè a lei non interessava nulla di questi aspetti. Ricordo nelle chiacchierate che ci siamo fatte nel suo salotto di Via Piave, mi piange il cuore a vedere quelle immagini lì, ma parlavamo e lei parlava di persone lontanissime da lei politicamente, però valide,
con grande stima e con grande intelligenza. È veramente un vuoto di umanità, al di là dei ruoli politici, di governo, di presidente della regione, è un vuoto di umanità che lascia Iole Santelli, perché ti coinvolgeva con questo suo sorriso così accattivante, così ti metteva a tuo agio e ti consentiva di condividere percorsi pur avendoti conosciuto qualche minuto prima. È vero, e ricordo che quel giorno io ho fatto una speciale sullo scioglimento dei comuni che riguardava tra gli altri anche Marina di Gioiosa, c'era inserito anche Lamezia in quel periodo. Io ho fatto una puntata speciale di Linea Aperta e chiedo l'intervento di Iole Santelli. Quel giorno lei non stava benissimo ed è intervenuta comunque, mi ha chiesto: Maria Teresa, non farmi stare tutta la puntata, però ci è tenuta ad esserci, a parlare proprio del caso di Marina, e questo lo volevo precisare, come per dire, lei della sua malattia proprio era incurante, nel senso battagliera, nonostante la sua malattia andava al di là della sua voglia di andare avanti, la sua voglia di migliorare la sua terra e difendere soprattutto quello in cui credeva. Potevi essere dalla sua parte o meno, però difendeva comunque quello in cui credeva. No, assolutamente sì. Io ho letto nei comunicati di cordoglio, di ricordo, che molto spesso ricorre la parola, l'aggettivo tenace, ed è effettivamente così. Era tenace allo sfinimento. Quando abbiamo costruito quella interrogazione, poi stava lavorando anche a un ulteriore intervento di carattere legislativo, cioè quando poi non ha deciso di candidarsi alla guida della regione, si è dimesso da parlamentare, ti incalzava in continuazione con telefonate, con messaggi, e però non riuscivi a dirgli di no, a prescindere dall'aspetto legato all'interesse personale, perché vedevi passione, cioè quella che manca in questi quattro affaristi della politica che ci circondano, che vivono la politica solo di pennacchi, Iole metteva passione, metteva anima, energia positiva. Grazie, grazie Domenico. Ecco, ci tenevo al tuo ricordo appunto del presidente Iole Santelli. Grazie, grazie ancora. Grazie, grazie a voi, un abbraccio. Io intanto dovevamo farlo all'inizio, ma chiederei alla regia di prepararlo, anzi se prepararlo, ecco, il servizio che è andato anche in onda nel nostro TG informativo, che ripercorre un poco quello che è stata Iole Santelli. Una guerriera nella vita come in politica. Iole Santelli ha sempre affrontato tutto di petto, senza mai arrendersi. La passionaria azzurra Iole Santelli, presidente della Regione Calabria, si è spenta serenamente questa notte nella sua casa di Cosenza. Questo si legge nell'home page del sito della Regione. La prima donna alla presidenza della Regione Calabria e la prima donna che col suo fare fuori dagli schemi ha cercato con coraggio di rilanciare la nostra Regione. A dicembre avrebbe compiuto 52 anni. In campo e al fianco di Silvio Berlusconi, fin da quando nel 1994 il Cavaliere scese in campo fondando Forza Italia. Lo stesso Cavaliere che oggi è costernato dalla morte di Iole. Era un'amica sincera, dice, non aveva paura di nulla, rappresentava la speranza del riscatto di una terra che amava appassionatamente. Nel giugno poi del 1996 ha iniziato a collaborare con l'ufficio legislativo del gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, per poi passare a quello di Montecitorio. Deputata dal 2001 al 2020, oggi la Camera dei Deputati la ricorda osservando un minuto di silenzio e dove verrà commemorata la prossima settimana. È stata sottosegretaria al Ministero della Giustizia dal 2001 al 2006 nei governi Berlusconi 2 e 3.
nonché sottosegretaria al Dicastero del Lavoro da maggio a dicembre del 2013 nel governo Letta. Quando hai sulle spalle la responsabilità di un'intera regione, la paura non te la puoi permettere, aveva sottolineato qualche mese fa. Come non puoi permetterti di stare chiusa in casa. La politica regionale si fa andando in regione, non stando a casa. Ed io infatti sono stata là, alla mia scrivania, aveva dichiarato tempo fa. E lo ha fatto anche ieri sera, raccontano gli amici e politici. È stata fino a tarda ora nella cittadella regionale per incontrare e programmare. Nulla faceva sospettare che le condizioni di salute del presidente fossero compromesse o peggiorate. Era stata proprio lei qualche settimana fa a smentire le voci di un suo presunto aggravamento della malattia, bollandola come cattiverie, e infatti aveva continuato la sua intensa attività politica con riunioni e visite in tutte le città della Calabria. Sono già tanti gli esponenti politici nazionali, altri governatori e parlamentari che hanno espresso il loro cordoglio anche sui social. La dedizione, il coraggio, l'amore per la sua terra l'avevano portata ad essere la prima donna presidente della regione Calabria. Mancherà a tutti i calabresi. Addio Iole. A dichiararlo Mara Carfagna, amica e vicepresidente della Camera dei Deputati di Forza Italia. Il leader della Lega invece, Matteo Salvini, dichiara: andarsene a soli 51 anni dopo aver lavorato per la tua gente con il sorriso fino a poche ore fa. La Calabria e l'Italia ti abbracciano. Iole. Una donna coraggiosa e piena di vita che ha vissuto sempre in prima linea, sempre in trincea, come ricorda su Twitter l'amica ed ex collega di partito Beatrice Lorenzin. Per me e per tanti un amico, una collega, scrive Ettore Rosato di Italia Viva, una donna che si è distinta per serietà e professionalità, che ha combattuto con passione e con il sorriso tutte le sue battaglie, anche quella contro la malattia. A ricordarla anche Roberto Occhiuto. Iole dice: non è stata solo una collega, è stata un'amica sincera per oltre 20 anni, una compagna di battaglie e di impegni concreti per il nostro territorio, una leonessa che non ha mai smesso di lottare anche nei momenti più difficili contro la malattia. Increduli invece, nella nostra redazione abbiamo saputo della sua malattia, abbiamo atteso a pubblicare la notizia sperando in una fake news, magari smentita dalla stessa Iole. La chiamiamo Iole perché la conoscevamo dal 2002, quando da parlamentare era sempre presente nella Locride, che amava particolarmente. Oggi, nei 42 comuni, le bandiere saranno a mezz'asta in suo omaggio. Spesso ospite della trasmissione Linea Aperta, di lei ho apprezzato il coraggio, la disponibilità e la lealtà. Non aveva paura di nulla, neppure della sua malattia, vicina alle persone nei momenti difficili. Un presidente rigorista, col coraggio di tirare e segnare. Oggi tutti abbiamo perso qualcosa. Ciao, Iole. Una perdita dolorosa la scomparsa di Iole Santelli e una ferita profonda per la Calabria e per tutte le istituzioni. Il mio pensiero commosso e le più sentite condoglianze ai suoi familiari. Questo è il commento del Premier Giuseppe Conte su Twitter alla morte del presidente Santelli. E questa è la chiusura del commento di questo servizio, del commento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con il quale anche il Presidente Santelli ha avuto più volte incontri e scontri, ma sempre, come ha detto, un rapporto di cordialità. Il Presidente Conte, che sarà sabato alla cittadella di Catanzaro per dare l'ultimo saluto al Presidente. Ecco, io do la linea, vedo Fabio D'Ippolito ancora da Cosenza in via Piave, ricordiamo. Diamolo la casa del presidente Santelli. Vai Fabio. Sì, grazie Mary. Io sono insieme all'assessore comune di Cosenza, Michelangelo Spataro, grande amico anche di Iole, le ultime anche competizioni elettorali scese in campo anche lui. Non ci voleva, Michele. Assolutamente no, inaspettato, anche perché avevamo fatto una battaglia, speravamo tutti, e lei aveva già dato segnali di forza che questa Calabria, con una donna per la prima volta alla guida, potesse davvero cambiare. È andata così, lei è stata per noi un elemento fondamentale anche nella giunta Occhiuto, perché è stata vice sindaco, ha avuto tante iniziative a cuore che ha portato a termine. Adesso questo grande compito che le toccava onorare purtroppo è stato interrotto da questa triste notizia di stamattina che ha invaso tutta la Calabria, ma tutta la nazione, perché gli attestati di stima che ha avuto, che io ho ascoltato fino a pochi minuti fa a casa, sono stati davvero tanti e bipartisan, ma tutti sentiti con il cuore.
ci sono state le polemiche, naturalmente ora si riparte di nuovo, altri sulle tarantelle, queste cose qua, però quello che ci rimane forse è in realtà di questa donna che veramente aveva accesi i riflettori sulla Calabria, Michele. Li ha accesi in un periodo appena insediata con la pandemia, ha avuto il coraggio di alcune azioni che anche il governo, seppur ha combattuto con decreti e con azioni neutrali, poi dopo 7-8 giorni ha dovuto adottare anche il governo nazionale. Quindi diciamo che è una donna forte che aveva una grossa esperienza anche a livello nazionale, essendo stata sottosegretaria e viceministro due volte, quindi una donna che sapeva il fatto suo e che ha tentato in questi pochi mesi di dare una svolta alla Calabria. Non ha avuto il tempo necessario per compiere quello che lei aveva nel suo programma, quindi ci siamo fermati. Poco fa ho ascoltato, ho sentito anche Rosaria Succuro, sindaco di San Giovanni in Fiore, no? E quindi anche lei naturalmente era scesa in campo lì con grande determinazione vicino a Rosaria, insomma. Ricordo l'ultima sera l'appello accolato prima del voto di settembre. Poi la raggiunsi quando andò in macchina perché aveva freddo, gli ho detto sei stata brava come al solito, ha incitato con pochi elementi la platea, lei mi disse Rosaria ce la fa perché la gente è con lei. Aveva ragione, anche su questa ha avuto ragione, siamo soddisfatti che ha lasciato questa ultima perla la sua amica Rosaria, amica anche in giunta comunale, quindi davvero un segnale che ci resta come forza e coraggio per combattere nonostante tutto. Lei fosse a conoscenza anche del suo stato di salute che non era dei migliori, ma che comunque è inaspettato questo decesso. Grazie Michele Spataro, assessore del Comune di Cosenza. Grazie a voi. Ti cedo la linea, nel frattempo vi faccio vedere ancora tanta gente qui in fila per il saluto alla Presidente Santelli, vedete c'è tanta gente che arriva alla spicciolata, insomma sono qui dalle due e mezza, 14:30, e quindi l'avete visto già dal primo collegamento, c'è tanta gente. Qualcuno poco fa mi diceva che dovrebbe arrivare anche qui Mario Oliverio, pare che sia in viaggio, ho sentito un collega che parlava, come anche Roberto e Mario Chiuto che stanno rientrando da Roma, insomma. Noi siamo qui, Mary, per il momento ti cedo la linea, le immagini naturalmente ve le lascio in onda, in diretta. Questo siamo in via Piave 72, lì naturalmente sono i balconi di Iole Santelli, eccoli qua, sono questi cinque balconcini dove vive la famiglia Santelli, adesso ci sono le sorelle Paola e Roberta, insomma. Quindi per il momento ti cedo la linea e ci sentiamo dopo. Grazie Fabio. Intanto tra i tanti commenti ricordiamo che tutti i 42 sindaci della Locride, quindi tutti hanno deciso di porre le bandiere a mezz'asta fino alla domenica, fino praticamente a domenica, in segno appunto di lutto per la perdita del Presidente Santelli. E tra i vari commenti dei sindaci del territorio vorrei leggere quello di Giovanni Calabrese, dove ricordiamo Iole Santelli durante la campagna elettorale è stata presente proprio per quanto riguarda la candidatura di Raffaele Sainato. Posta appunto Giovanni Calabrese una foto di quel giorno accanto a Iole Santelli e lui scrive: un post che non avrei mai voluto scrivere, ci hai lasciato lavorando senza sosta per la tua Calabria e pur consapevole delle tue precarie condizioni di salute hai sempre cercato di tranquillizzare tutti i cittadini e i tuoi amici più cari. Un esempio per tutti noi, anche per me, dopo 20 anni di sincera amicizia è veramente difficile accettare che te ne sei andata via. Sei stata un'amica vera e sincera. Il tuo affetto, la tua vicinanza e sostegno sono stati importanti in tanti momenti bui e difficili nell'impegno politico. Una donna forte e coraggiosa, hai sempre avuto modo di dare consigli. Oggi è un giorno di lutto per tutta la comunità calabrese, un dolore infinito
infinito per i tuoi veri amici, condoglianze alla famiglia e il tuo rifugio più caro. Parole che condivido pienamente, quelle di Giovanni Calabrese. Lei era molto legata alla sua famiglia, alle sorelle, ai genitori non c'erano più, ai suoi nipoti, in modo particolare al nipote. Alla nipote e soprattutto quindi ai veri amici. Qualche settimana fa avevamo detto che molto spesso era attaccata dal fuoco amico. Noi mandiamo adesso un servizio per capire cosa succederà oggi alla regione Calabria, o meglio stamattina c'è lo scossone, il dolore, lo sgomento che durerà ancora dei giorni, ma poi dovremo procedere e seguire un iter dettagliato e burocratico. Sentiamo. Iole Santelli sarebbe morta per un'emorragia interna causata dalle patologie tumorali di cui soffriva da tempo e quanto si è appreso da fonti mediche che hanno visto il corpo dopo la morte. La presidente è stata trovata sul divano della sua abitazione di Via Piave a Cosenza questa mattina dal domestico che presta servizio nella sua casa. Presumibilmente, secondo fonti mediche, l'ora della morte è da stimare a dopo la mezzanotte. Cosa succederà adesso alla Regione? È l'articolo 126 della Costituzione italiana che prevede come causa di scioglimento, tra le altre, anche la morte del Presidente della Giunta regionale. Recita infatti il terzo comma: l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte e le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza delle componenti del Consiglio. Dunque vale infatti il principio giuridico, in virtù del quale se viene meno la Giunta decade automaticamente anche il Consiglio regionale. Si procederà quindi adesso a sciogliere il Consiglio regionale e si andrà a nuove elezioni. Nello specifico, come prevede il regolamento interno del Consiglio regionale, sarà la stessa assemblea convocata entro 10 giorni a prendere atto della morte del Presidente della Giunta regionale con apposita delibera. Così, all'elezione del nuovo presidente del Consiglio regionale si procederà poi entro 60 giorni, emergenza Covid ovviamente permettendo. Fino alle nuove elezioni, la precedente giunta rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione, guidata dal vicepresidente scelto dalla stessa Santelli, ovvero Nino Spirlì, che si troverà a dover affrontare il delicato periodo storico caratterizzato dalla pandemia del Covid-19. E siamo ritornati in studio. Io vorrei leggere una delle dichiarazioni di Iole Santelli che ha rilasciato in questi mesi a dei colleghi sulla sua malattia, una malattia che ritengo la forse pure resa più forte, come dice lei stessa in queste parole che vorrei leggervi. Quando una persona subisce un attacco così violento alla propria vita, quando il dolore fisico si fa radicale e incomprimibile, allora quella persona ha due strade: deprimersi e farsi portare via dalla corrente, scegliere che il destino scelga per lei, oppure attivarsi, concentrarsi e soprattutto ribellarsi. Quando Silvio Berlusconi mi offre la candidatura, ringrazio felice, ma chiedo 2 minuti prima di accettare. Chiudo la telefonata e formo il numero del mio oncologo. Posso candidarmi? Posso onorare il mandato quinquennale? Il medico risponde: non solo puoi candidarti, ma mi auguro che tu possa essere il tuo consulente negli anni della presidenza. E poi quello che è il carattere di Iole Santelli subito dopo la malattia, che forse anche in questo senso l'ha un po' cambiata. La malattia, ha dichiarato Iole Santelli, ti dà dolore, ma ti fa anche un grande regalo. Ti fa conoscere la libertà, ti aiuta a non aver paura di niente, a non rispettare più le convenienze. La malattia, oltre alla disgrazia, mi ha dato la fortuna di non aver paura della libertà, di essere libera e di sentirmi tale. E non ho paura del coraggio che serve, perché quello l'ho dovuto conoscere così bene che è diventato un mio amico fraterno. Infatti in questi mesi di governo regionale di coraggio ne ha messo tanto. Lei è subentrata in una regione già povera di suo, la Calabria, e ha dovuto affrontare quello che impreparati tutti, anche i leader più esperti, pur essendo lei stata parlamentare per tantissimi anni, per oltre 20 anni, quello che per la pandemia, che io ritengo, gliel'ho detto più volte anche via
telefonicamente, ha gestito secondo tanti perfettamente, anticipando anche molto spesso il governo nazionale con capacità e con autorità anche, era molto decisionista nel bene e nel male, dice mi affianco di chi voglio, può essere accettato o meno, ma sono convinta che se faccio bene avrò i meriti, se faccio male farò male. Questo è quello che il commento, appunto, soprattutto per quella che è stata la sua malattia. Ricordiamo che Iole Santelli è morta per un arresto cardiocircolatorio questa notte. Fino a ieri sera ha lavorato normalmente, questo è quello che dicono dai suoi più stretti collaboratori, alla Cittadella. Stava programmando per martedì una conferenza stampa, lo ha detto in un'intervista Franco Talarico, una grande conferenza stampa, una festa, una conferenza stampa a Roma, dove sarebbe stato, dove sarà la festa, un po' meno, sarà presentato il corto in cui credeva tanto, quello di Muccino, corto anche questo spesso criticato, voluto fortemente da lei, che ha scelto proprio Muccino. Lei aveva una frase tipica, emozionale, una Calabria emozionale, una Calabria che doveva riprendersi la stima nazionale e soprattutto quella far conoscere, ecco, anche attraverso un videoclip le sue bellezze. Un videoclip che sarà, lo ricordiamo, al Festival di Roma, un videoclip che doveva essere presentato anche a Roma da Iole Santelli assieme a tutta la giunta e il Consiglio regionale. Io vorrei rivedere queste immagini che sembrano anche sofferenti. Iole Santelli ha condotto una battaglia, ecco, mandiamola. Iole Santelli ha rispettato i pronostici della vigilia e ha battuto la concorrenza di Pippo Callipo, candidato del PD fortemente voluto da Nicola Zingaretti. Iole Santelli, cosentina deputata dal 2001, berlusconiana della prima ora, deputata di Forza Italia, ha trionfato superando ampiamente il 50% dei consensi, con uno stacco di oltre 20 punti dal competitor. Accolta da un lungo applauso, fa il suo ingresso nella sala di un noto hotel alle porte di Lamezia, suo quartier generale. L'esponente forzista, visibilmente commosso e con un filo di voce, ha rivolto un pensiero speciale alla famiglia, ai nipotini e ai tanti giovani calabresi che devono poter tornare in questa terra e vivere qui, ha commentato. Innanzitutto ai miei genitori. Il riferimento ovviamente al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che interviene in collegamento telefonico. Sono sicuro che diventerà l'emblema del riscatto del Sud, non sarà più una terra di inefficienza e di malaffare, sarà invece una terra di eccellenze da valorizzare. Si apre una fase nuova, la quale, se la parola democrazia ha ancora un senso, chi dovrà cambiare il governo, restituendo la parola agli italiani in tempi più brevi possibile. Per quanto riguarda questo risultato elettorale, Forza Italia certifica il suo radicamento diffuso e il suo ruolo insostituibile, l'unica espressione del programma politico italiano, la tradizione liberale, la tradizione cattolica, tradizione garantita, insomma, della tradizione occidentale, i suoi principi fondamentali. Abbraccio a Iole e viva!
si è materializzato l'uomo di questa roba a cui io avevo tutto. Tutti di noi dobbiamo tutto, dobbiamo soprattutto la possibilità di aver fatto politica liberamente. E con orgoglio oggi possiamo dire che noi abbiamo vinto la campagna, la Calabria. Ringrazio Fratelli d'Italia, ringrazio la Lega, ringrazio le liste civiche, ma permettete di ringraziare soprattutto il mio partito. Rivolgendosi poi ad Antonio Tajani, Berlusconi ha proseguito: abbiamo fatto un bel risultato e una cosa di cui rallegrarci molto, perché adesso si può fare una rivoluzione con Iole. Per questo ora le diamo una mano mettendo a sua disposizione, ha concluso il leader di Forza Italia, tutte le migliori personalità per far risollevare la Calabria. Vedete, abbiamo vinto a mani libere e così si sconfigge la malavita, e la malavita si sconfigge aiutando le piccole e medie imprese, gli artigiani, gli agricoltori, i liberi professionisti, i pescatori, tutti coloro che sono in grado di creare lavoro. Il Sud non ha bisogno di assistenzialismo, il Sud ha bisogno di donne e uomini che alzino la testa e credono nella loro terra. E noi abbiamo il dovere di ridare lavoro, dignità e libertà a tutta la gente del Sud. E con il governo Santelli comincia la nuova stagione. Una stagione che, ahimè, ai noi è finita troppo presto. A Tajani, abbiamo visto sia Tajani che il senatore Sicler, è stato lo stesso Tajani anche a dare la notizia a livello nazionale sulla 7, ad annunciarlo straziante comunque come rappresentante del suo partito, storicamente sempre fedele a Forza Italia e non ha mai abbandonato. È stato lo stesso Sicler, vorrei leggere, senatore Sicler presente quella sera dove appunto con senza voce la Santelli dice: abbiamo vinto a mani libere. E Sicler dice: la notizia della scomparsa della cara Iole ci lascia sgomenti e dispiace con dispiacere profondo. In poco tempo ha reso la Calabria protagonista, così come era il suo sogno e il solenne impegno preso con i calabresi in campagna elettorale. Se ne va, aggiunge Sicler, una grande donna di squadra, pronta sempre a spendersi in prima persona per mantenere l'unità e la compattezza del partito di Forza Italia e della coalizione di centrodestra. Ogni calabrese, grazie a lei, ha riscoperto l'orgoglio dell'identità e dell'appartenenza. Purtroppo non è riuscita a completare il programma elettorale che ci avrebbe consegnato una Calabria migliore e protagonista sullo scenario nazionale ed europeo. Ha dimostrato di essere una vera combattente, lavorando a favore della Calabria senza perdere un attimo di tempo. Adesso la Calabria avrà una combattente in più che affiancherà e aiuterà i calabresi in ogni momento della giornata. Questo è il commento del senatore Sicler. Io so che sta iniziando a piovere a Cosenza e ho ancora Fabio D'Ippolito collegato dal Via Piave. Eccolo qua, ecco le immagini che ci giungono ancora da Cosenza, il marciapiede che ecco transennato con le forze dell'ordine stanno, ricordiamolo, fanno salire a due nel rispetto delle normative anti-Covid. Funerale che ci sarà domani nella Cosenza proprio, e sarà anche questo strettamente riservato nel rispetto appunto delle normative, ricordando poi che verrà il feretro trasferito alla cittadella regionale per un saluto istituzionale sabato dalle 9 alle 15. Fabio? Sì, dicevi bene, io approfitto per chiudere questo collegamento perché, come vedete, sta piovendo sulla città di Cosenza, quindi io direi di chiudere qui questo collegamento e poi magari domani ritorneremo con altri speciali. Che dire, c'è grande tristezza, rammarico, c'è tanta gente ancora in fila, vedete alle mie spalle c'è tantissima gente per l'ultimo saluto a Iole Santelli. Io per il momento direi che è tutto, vi restituisco la linea, ci sentiamo alle prossime, da Cosenza, da Via Piave, tutto, la linea allo studio.
Grazie, grazie Fabio. Seguiremo logicamente domani, oltre che il feretro alla cittadella per il saluto istituzionale, anche i funerali che ci saranno domani pomeriggio, se non sbaglio alle 16:30. E io prima di chiudere vorrei leggere quello che è il saluto della Giunta Santelli, una giunta tecnica fortemente voluta dalla Santelli e presentata soprattutto il primo, io ricordo. E l'ho detto anche in occasione della visita della Santelli a San Luca, e quel giorno che c'è stata la commemorazione di Falcone, e quindi lei ha scelto in primis il comandante DiCaprio e poi la sua seconda scelta è stata la Savaglio. Questi erano i due primi nomi della sua giunta, che appunto voleva, secondo lei, poi portare la Calabria anche a livello nazionale. Ecco, infatti la presentazione di DiCaprio è stata proprio alla Camera dei Deputati, e questo è il commento e il ricordo della giunta: è stato un soffio di vento, un soffio di entusiasmo, di forza e di amore per la nostra terra, da difendere da tutto e da tutti, nella inconsapevolezza che la Calabria deve finalmente ritrovare l'orgoglio e la capacità di mostrare la sua infinita bellezza. Iole, la nostra Calaiole, credeva profondamente a tutto questo, e adesso è impossibile e straziante dirle addio. Nei nostri incontri sono stati sempre pieni di vita e di energia. Grazie Iole, alla tua forza d'animo affrontavamo tutto con entusiasmo, passione e speranza. Ricordando infatti che Iole Santelli non ha mai, tranne per casi eccezionali, anche non presieduto una giunta, ma molto spesso è stata assente 1, 2, massimo 3 volte al Consiglio regionale, quindi era presenzialista in questo senso, ma nel senso positivo. Questo era uno speciale che abbiamo voluto dedicare al presidente Santelli, morta prematuramente, ricordiamola, a 51 anni, avrebbe compiuto 52 anni a dicembre. Anche noi inizialmente credevamo in una fake news, infatti abbiamo ritardato a dare la notizia per accertarcene, e pensavamo, questo sorridendo, arriva adesso lei su Facebook e smentisce tutto, ma ai noi questo non è avvenuto. Iole Santelli è morta stanotte, lo ricordiamo ancora una volta, nella sua casa a Cosenza in via Piave. I funerali domani alle 16:30 a Cosenza, e poi il feretro verrà portato alla cittadella per un saluto istituzionale. Si prevede la presenza del presidente del Consiglio Conte e di Silvio Berlusconi. Ricordiamo che già oggi alle 16:30 era previsto alla cittadella l'arrivo anche del ministro degli affari regionali Boccia. Ricordando che l'incontro Stato-Regione è stato sospeso proprio oggi, era imprevisto oggi, è stato sospeso a causa per la morte del presidente Santelli, come sono stati sospesi i lavori alla Camera, al Senato e tutte le apparizioni televisive dei parlamentari in omaggio proprio al presidente Santelli. Grazie per essere stati con noi, vi terremo aggiornati soprattutto con i servizi che realizzeremo e soprattutto con quello che succederà a livello politico in regione.